Poracci, purtroppo ci risiamo, qui nessuno ha dato la risposta corretta e quindi non si può andare avanti. Nel frattempo però non sono mancate le risposte sbagliate e in questo, come al solito, siete stati straordinari. Veramente degne di nota sono Grand Theft Copyright e Grand Tarock Auto, ma erano tantissime quelle che meritavano di essere citate. Ora però vi do un'altra chance, dai, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, ma almeno una giusta, datela. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai chiedere scusa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima tra reveal, leak, rumor, una cosa assurda. Prima di iniziare sapete cosa fare, mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ieri mi sono dimenticato di parlarne, ma è uscito Return to Monkey Island e la critica lo ha accolto con voti altissimi. Il ritorno di Ron Gilbert sulla saga di Guybrush è senza ombra di dubbio un successo per la critica. Tutti quanti si sono trovati concordi nel definire questo terzo capitolo non solo un degno successore spirituale di una serie che ha segnato indelebilmente un genere videoludico, ma anche un ottimo titolo in grado di modernizzare un impianto di gameplay che troppo spesso rischia di risultare anacronistico. Superate le perplessità iniziali sull'art style, Return to Monkey Island mantiene l'umorismo tipico della serie ma propone un impianto di gioco decisamente più digeribile, riducendo all'osso enigmi cervellotici e offrendo tanti strumenti per evitare momenti di frustrazione tipici del genere. Anche se non siete dei veterani delle avventure grafiche, dovreste provare questo Monkey Island, che per ora è esclusiva a console Nintendo Switch. L'unico problema? Beh, è che forse vale la pena aspettare la versione fisica. Prima o poi arriva sicuro. Tante novità sul fronte Sonic. Cioè, tante. Due. Una interessante, l'altra non proprio entusiasmante. Partiamo dalla seconda, che, guarda caso, riguarda Sonic Frontiers. Non abbiamo una conferma ufficiale da parte di Sega, ma a quanto pare un fan della mascotte si sarebbe recato allo stand di Frontiers del TGS chiedendo informazioni sulle performance del titolo sulle varie console. Un rappresentante Sega avrebbe risposto che Frontiers girerà su Switch a una risoluzione di 720p con un frame rate che punterà ai 30 fps. Di certo da Switch non ci aspettiamo miracoli, ma soprattutto non è che mi fido più di tanto delle capacità di Sega di ottimizzare al meglio un titolo su console ibrida. Gli ultimi lanci sono stati tutt'altro che entusiasmanti. Però, insomma, per un titolo di Sonic che dovrebbe puntare tutto sulla sensazione di velocità e sulla fluidità di esecuzione, beh, quello dei 30 fps è un bel limite. Mentre i fan potranno rifarsi gli occhi guardando il nuovo teaser trailer di Sonic Prime, la serie in CGI prodotta in collaborazione con Netflix. Nel breve trailer vengono mostrati quattro personaggi principali e devo dire che l'azione sembra catturare il feeling dei giochi, anche se c'è qualcosa che non mi convince appieno nella resa finale. Prime verrà pubblicata entro la fine del 2022 e consisterà di 24 episodi. Voi vi fidate di Netflix che si occupa di un adattamento videoludico? Non è che abbia proprio uno storico eccellente. Vi ricordo poi che da oggi è disponibile sul Game Pass Deathloop, titolo fino ad ora esclusiva a console Sony. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Io l'ho giocato l'anno scorso e non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Rimane comunque un titolo che vale la pena provare. Poi, tra i tanti titoli in arrivo questo mese sul pass, vi segnalo anche Grounded il 27, Slime Rancher 2 il 22, Valheim il 29 solo su PC e anche una demo a tempo di 10 ore di FIFA 23 disponibile dal 27 settembre tramite EA Play. Un mese a dir poco massiccio. E per finire ci avviciniamo sempre di più alla chiusura dei servizi su Wii U e 3DS e dal 25 ottobre ci sarà un grande cambiamento che avrà effetto anche sugli utenti Switch. Infatti verrà a mancare la possibilità di associare il proprio account Facebook o Twitter a un account Nintendo, il che significa non solo che si andrà a perdere la possibilità di condividere immagini di gioco sulle piattaforme social, ma che sarà proprio impossibile linkare il proprio profilo social nella creazione di un nuovo account o nell'accesso ai servizi Nintendo. Insomma,
tenetelo a mente perché probabilmente dal 25 ottobre molti dovranno aggiornare le proprie informazioni di contatto sui server Nintendo. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e partiamo con l'ennesimo capitolo della caccia alla collectors più sfuggente di sempre, quella di Xenoblade Chronicles 3. Poracci, state allerta perché ci siamo quasi. Prima di tutto però un breve riassunto. Nonostante Xenoblade Chronicles 3 sia uscito a fine luglio, stiamo tutti ancora aspettando l'arrivo della sua Limited Edition. Prima annunciata come esclusiva a Nintendo Store e poi rinviata a data da destinarsi, questa Collectors, che arriverà in colpevole ritardo, non conterrà il gioco. Già così parliamo di follia pura, ma per ora l'unico appiglio che abbiamo è la pre-registrazione avvenuta qualche mese fa sul My Nintendo Store, dove era possibile registrare il proprio interesse nei confronti di questa edizione limitata. Questo ci ha concesso di sapere quando saranno aperti i pre-order o quanto costerà? Assolutamente no! Ma la situazione potrebbe sbloccarsi fra pochissimo. Infatti oggi Nintendo ha inviato a tutti gli utenti preregistrati un'email per avvertire che il preordine sta per arrivare e invita a tenere gli occhi aperti perché manca poco, e le scorte sono limitate e viene messo in chiaro che non ci saranno abbastanza copie per soddisfare tutte le preregistrazioni, come se, insomma, non avessimo già abbastanza ansia. Grazie Nintendo. Come al solito, io proverò ad avvertirvi nel gruppo Telegram delle offerte poracce, ma voi già domani tenetevi belli pronti perché secondo me sarà una vera e propria impresa. Armatevi di pazienza e pregate che i server non crashino e che Ionis ce la mandi buona. Nel mentre però il nuovo PlayStation Plus continua il suo percorso di redenzione, aggiungendo una feature molto richiesta da parte dell'utenza. Oggi infatti il catalogo dei classici PlayStation ha ricevuto una timida rimpolpata e tra i nuovi titoli figura Siphon Filter 2. Finalmente Sony si è decisa a introdurre una feature che, strano ma vero, Nintendo propone dal day one sul suo servizio, il selettore tra i 50 e i 60 Hz, o meglio, il selettore che consente di scegliere se giocare alla versione PAL o a quella NTSC. Le versioni europee, che spesso vantavano di localizzazioni in varie lingue, sono storicamente a 50 Hz, ovvero hanno un frame rate più basso e a volte anche delle fastidiose bande nere. È stimato che i giochi siano riprodotti a una velocità circa del 20% inferiore rispetto alle controparti NTSC. Le versioni americane invece si limitano alla sola lingua inglese, ma a livello di fluidità e di qualità complessiva dell'immagine sono tutta un'altra storia. Sta a voi decidere quale sia la priorità in game, l'importante è che al giocatore venga lasciata la scelta, possibilità che, diciamocelo, arriva un po' in ritardo e che soprattutto per ora è disponibile solo su Siphon Filter 2. In questo Sony si deve dare una mossa, anche se questo primo timido segnale di cambiamento è abbastanza incoraggiante. E chiudiamo poracci facendo un rapido riassunto della presentazione Nvidia che si è svolta questo pomeriggio, perché il colosso tech ha finalmente alzato il sipario sulla sua nuova generazione di schede video, ovvero la 4000. Una notizia molto importante, vediamo perché. Oggi sono state presentate le schede più potenti, ovvero la RTX 4090 e due versioni della 4080, che si andranno a posizionare in una fascia di prezzo non certo banale. La 4090 verrà venduta a un prezzo di listino di $1599, mentre la versione 16 GB della 4080 a $1199 e la più piccolina 12 GB a $899. Sono garantite performance di altissimo livello, tanto che le schede registrano prestazioni dalle 2 alle 4 volte superiori su Flight Simulator rispetto al top di gamma disponibile oggi, la 3090. Tutto questo è reso possibile dalla nuova architettura basata su Ada Lovelace, la nuova generazione di Tensor Core RTX. Questa permette infatti l'implementazione della terza generazione di DLSS3, la tecnologia che è un po' il fiore all'occhiello di Nvidia e che probabilmente diventerà parte integrante anche delle future console di Nintendo, ma questo è un altro discorso. Il DLSS3 sarà supportato al lancio da ben 30 titoli, tra cui figurano anche A Plague Tale, Requiem, Cyberpunk 2077, Flight Simulator e anche Portal RTX. Sì, perché è stata annunciata una nuova piattaforma, la RTX Remix, che consentirà di implementare il ray tracing su alcuni grandi classici del passato e Portal è solo il primo a beneficiare di questo trattamento. Ma a noi cosa ce ne frega di queste nuove schede grafiche? Beh, anche se non puntate al top di gamma, con l'apertura
chiusura dei pre-order imminente, prevista per il 12 ottobre, il mercato delle GPU dovrebbe subire l'ennesimo colpo di assestamento e potremmo finalmente vedere scendere di prezzo schede con diversi anni alle spalle che fino a pochi mesi fa venivano vendute almeno al doppio del prezzo di listino. Insomma, speriamo che con l'introduzione di tutta la linea 4000 si ritorni a una situazione quanto più simile al pre-pandemia, in modo che così, dai, magari anche noi comuni mortali poracci potremmo fare un timido upgrade al computer. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto dormite sonni tranquilli e nerdate duro, anzi, durissimo. Io sono il Poro RTX, Michele Chronicles, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Puntata ricchissima.